identità culturale credo che riguarda tutti quelli che si sono formati e sono cresciuti in un dato luogo. Quindi c'è l'architetto toscano, come c'è l'architetto ungro, italiano, l'architetto svedese. Quindi tutti hanno avuto la loro formazione, una formazione diversa, quindi tutti quanti hanno, insomma, trasferiscono attraverso la loro formazione, evidentemente alla loro cultura, quello che poi vanno a fare nel loro lavoro. E la globalizzazione, siccome si dice sempre, no, si diciamo, pone come contrapposizione all'identità culturale la globalizzazione, in realtà credo che non sia un fenomeno così negativo di appiattimento, perché poi in realtà è semplicemente un fenomeno con il quale, diciamo, ci si sente magari come umanità più unita e soprattutto ci abbiamo delle informazioni che arrivano direttamente. Questo è vero. Allora, queste informazioni, se vengono usate nel modo giusto, non è che sono informazioni negative, anzi sono informazioni positive perché sono attinenti specialmente oggi alla tecnologia, all'innovazione, quindi assolutamente informazioni positive. Diventano negative quando stupidamente, credo, no? Un progettista, nel caso appunto dell'architetto, vuole prendere un esempio tratto da una città, un'altra città del mondo e lo vuole trasferire magari nel suo luogo. Questo è stupido. Ma non è un fenomeno negativo della globalizzazione, anzi, credo che col trascorrere del tempo sempre di più sarà valorizzata proprio la specificità di ogni luogo, perché è questo il valore che proprio, come dire, in contrapposizione a questo fenomeno della globalizzazione si sente e si avverte sempre di più. Il paesaggio, come si diceva prima, è frutto, così come di qualsiasi cosa nel nostro territorio, di una trasformazione che l'uomo ha fatto nel corso dei secoli. Allora, la domanda che uno si pone è: se ci fossero state le soprintendenze, per dire le soprintendenze come comune, come tutti gli enti che devono dare un permesso, sarebbe stato possibile averci un paesaggio così bello, ad esempio quello della Toscana? Probabilmente no. Quindi bisogna che le trasformazioni del paesaggio, anche quelle attuali, debbano essere compiute con più, non dico con la massima libertà, ma sicuramente con più libertà. Chiaramente facciate riferimento alla parola sostenibile, perché poi c'è un limite oltre il quale, però credo che bisogna affrontare la cosa con coraggio, con speranza, senza, come dire, limitarsi, e casomai è il burocrate, no, che non ha nessuna capacità progettuale, non ha nessuna che ci blocca, che è quello che trovo la cosa negativa. Per cui gli architetti toscani credo che stiano facendo un buonissimo lavoro, conoscere bene le caratteristiche, le peculiarità, conoscere assolutamente bene le esigenze, perché poi sono le esigenze che determinano poi, no, il progetto e l'esecuzione del progetto. E poi direi, ultimamente aggiungerei la parola sostenibile, cioè nel senso che un progetto dovrebbe essere anche sostenibile perché, diciamo, andando oltre la scala dell'edificio, della città e passando a quella del territorio, oggi abbiamo, no, una tecnologia che è talmente avanzata che effettivamente possiamo anche incidere sulla natura in maniera piuttosto determinata, che potrebbe essere anche piuttosto negativa, no? Guardate l'inquinamento, eccetera. Quindi, ecco, rispetto a questo, ecco, se il progetto è basato su una conoscenza delle caratteristiche dell'oggetto da trattare, diciamo così, delle esigenze appunto che uno ha per la trasformazione, e il progetto è sostenibile, questo significa, diciamo, porsi davanti a un progetto, qualunque esso sia. Non credo che si possa fare una differenza tra un progetto appunto di una cosa, diciamo, piccola, una cosa grande. Io penso che la bellezza sia insita in ognuno di noi, cioè proprio nella persona umana è insita la bellezza, così come perché una persona umana fa parte dell'universo, l'universo è la bellezza per antonomasia, quindi assolutamente siamo non soltanto in grado, cioè siamo assolutamente, credo,
portatore di bellezza, quindi ogni nostro atto è sicuramente bellezza. Quindi credo che se in alcuni momenti, come ad esempio in questo, può esserci qualche dubbio perché possiamo delle volte vedere delle cose che non ci piacciono tanto, beh, significa che c'è qualche malfunzionamento nel meccanismo che appunto, diciamo, rapporta, come dicevo prima, l'uomo rispetto al progetto. Qualche inceppamento che può essere, vabbè, anche, diciamo, abbastanza, come opinione pubblica, banalmente legato ad esempio ai settori dove la politica no, è troppo invadente, e quindi la politica, come sappiamo, non privilegia la capacità e la competenza, e allora magari possono esserci dei momenti dove appunto la bellezza stenta, perché appunto la bellezza poi comunque deve essere formata da delle persone che, come dicevo, valutano il progetto nel modo giusto. Quindi credo che l'architettura sia un campo, diciamo, limite, nel senso che non è né un'isola felice dove la bellezza comunque è, e nemmeno un'isola infelice, nel senso che no, questi fenomeni negativi attuali che abbiano un'incidenza così importante. Il metodo progettuale è sicuramente quello di affrontare un progetto tenendo presente una sorta di quadro di riferimento dove ci sono dei valori che vanno ben calibrati e che sono sicuramente quello della conoscenza delle caratteristiche del posto, quello delle esigenze che si vogliono, insomma, appunto soddisfare. Ad esempio, non sarebbe possibile soddisfare un'esigenza, che ne so, di fare un supermercato in un edificio storico come questo, perché chiaramente allora ecco che la scala di valori, no, uno deve prendere in considerazione, perché deve con questa scala di valori, diciamo, giocare su quello che è l'articolazione del progetto, nel senso che, appunto, dicevo prima, della sostenibilità e delle caratteristiche pecuniarie che ha ogni luogo. Il rapporto fra un architetto italiano, toscano e un architetto americano. Credo che come metodo di progetto debba essere lo stesso, perché anche se tu progetti nel deserto, c'hai evidentemente la stessa necessità di rapportarti al luogo, anche se è deserto, anzi. Cioè, in quel caso il rapporto spaziale è altissimo, cioè il valore spaziale è altissimo, mentre invece se tu intervieni in un centro storico nostro, il valore spaziale è ridottissimo, ma il valore storico, nel caso del centro storico, e diciamo, di valore, no, semantico, il valore di comunicazione è altissimo, mentre invece nel deserto è bassissimo. Quindi ci sono delle scale diverse, però il metodo deve essere lo stesso. Allora, un progettista americano, un progettista italiano, credo che il metodo con cui affronti il progetto debba essere lo stesso. Quello che è diverso è il bagaglio culturale che si porta dietro. E quindi, se io, architetto toscano, vado a progettare a New York, evidentemente devo immergermi, no, nell'ambiente di New York, e quindi faccio un progetto e mi devo rapportare al contesto, non è che faccio un progetto italiano a New York, evidentemente. Però mi porto dietro anche il mio bagaglio culturale, quindi portandomi dietro il mio bagaglio culturale, molto probabilmente, innanzitutto, sarò molto più sensibile alle resistenze, sarò molto più sensibile a quello che, insomma, è l'architettura del posto. Ma io credo che ci sia un lavoro da fare enorme, cioè veramente enorme, perché ci abbiamo da... Rispetto ai parametri che ci abbiamo avuto fino a alcune decine d'anni fa, abbiamo un recupero, no, da fare, che è straordinario, perché siamo indietro, no, su tanti fronti, indietro economicamente, politicamente, guardate per esempio il dissesto del territorio, quindi, cioè, abbiamo veramente un lavoro enorme da fare. E dobbiamo essere più considerati, probabilmente, dalla società, dobbiamo essere più... Per i nuovi architetti credo che bisogna che si rottami quelli vecchi, semplicemente vanno
eliminati quelli vecchi, e bisogna... Allora, sto scherzando, però insomma è vero che in Italia c'è un po' in tutte le categorie, insomma, un po' di enormismo, quindi bisognerebbe che ci fosse, insomma, più possibilità, perché comunque il lavoro è veramente, io credo che il lavoro sia tantissimo da fare, non è che è chiaro che se per lavoro si intende la nuova costruzione, per lavoro si intende, insomma, un incarico dato da, insomma, è chiaro che ma se uno basta che si gira intorno e guardi, no, quello che vediamo, quello di cui c'è, insomma, veramente bisogno, c'è bisogno veramente di tutto. Cioè, diciamo che nonostante che siamo in tantissimi architetti rispetto anche a altre nazioni, però io credo che abbiamo progettato poco.